lasciato il bambino all'asilo. E adesso tempo libero per noi. Yeah. Io sono a casa, lui è a casa fino a stasera, quindi... Un bel caffettino. Esatto, ci rilassiamo un po'. Andiamo. Andiamo sul tram e ci dirigiamo a prendere il caffè. A dopo. Allora, siamo qua in Central Lipsia, colazione fatta, cappuccino preso, croissant preso, tutto buono. Adesso siamo qui sull'Augustusplatz. E che si fa in una giornata così? Si va a fare un po' di shopping. Esatto, quindi ci vediamo. Da Roberto e Valentina. Oggi siamo qui in una stazione di S-Bahn, sta arrivando un treno tra l'altro. Sì, siamo a Bayerischer Bahnhof. Sì, è vicino dove lavoro io e oggi vorremmo parlarvi dei mezzi pubblici di Lipsia. Esatto, questa è la tesserina, okay, questa è l'altra parte, è la tesserina dei mezzi pubblici che si prende con il lavoro, si chiama Job Ticket e si può fare mezzi a prezzi concorrenziali. La mia vale per la città. Leggi dall'altra parte? Sì, ma volevo uguale. E questa invece è per i treni, per le S-Bahn, perché io arrivo fino a Skoiditz, ovvero sono due zone di Lipsia. Cosa può fare a mettere a fuoco? La mia l'ha messa a fuoco, ma vabbè. Vabbè. Comunque, i mezzi pubblici di Lipsia, dunque, cosa dire? Sono puntuali, efficienti, puliti. Ci sono sia S-Bahn, questi, ovvero questi treni cittadini. Sono i tram, pullman che collegano capillarmente tutte le zone della città. E con qualsiasi biglietto puoi usare qualsiasi di questi mezzi qua, ovviamente stando nella zona in cui hai pagato il biglietto, perché c'è il biglietto per la città, che è la zona 110, oppure si possono prendere anche altre zone, magari per me che vado a Skoiditz è un'altra zona ancora, quindi devi pagare due zone in quel caso lì. Poi c'è il biglietto normale che costa biglietto singolo costa 2,80 euro. Sì, sono abbastanza cari, però è un buon servizio, quindi esatto, ne può valer e la poi pena. Ci sono vari abbonamenti, c'è il mensile, il settimanale, che se uno lo prende tante volte o lo prende spesso conviene sicuramente. E c'è anche quello per annuale che... Sì. E poi c'è quello per le poche fermate, se fai meno di 4 fermate c'è un biglietto che si chiama Kurztrek e dura praticamente, sì, meno di 4 fermate costa solo 1,90 euro invece di 2,80 euro. E poi ci sono questi abbonamenti qui che l'azienda paga in parte. In parte tu e in parte l'azienda. Esatto. E ti permette di utilizzare i mezzi pubblici tutto il giorno e dalle 5 di sera alle 4 del mattino puoi portare un'altra persona insieme. Costano molto meno che gli 80 euro del mensile, però hai lo svantaggio che l'abbonamento vale per tutto l'anno. Quindi se tu hai fatto questo abbonamento e poi magari perdi il lavoro e non lo vuoi più, devi pagartelo esatto, comunque. Esatto. Comunque nulla, sono comunque mezzi comodi, collegano anche parti fuori dalla città, tipo nostro figlio che va all'asilo fuori sì, dalla città, cioè rientra ancora in città ma è già fuori, è un paesuncolo nei dintorni, ci arrivi tranquillamente con l'S-Bahn. O col tram. Col tram, e in 10 minuti con l'S-Bahn e 20 minuti di tram. Diciamo che per chi vive abbastanza in centro, comunque all'interno della città, quasi tutte le zone sono abbastanza ben servite e si può vivere anche senza macchina. Esatto, anche se con la bella stagione è anche bello andare in bicicletta. Esatto, e così si fa un po' di attività fisica e si risparmia pura. Esatto, quindi nulla, adesso sto aspettando di entrare al lavoro, entro a mezzogiorno. Intanto andiamo a prenderci, vado a prendermi qualcosa da mangiare per pranzo, che se non ho fame. Però facendo la pausa alle 4 non voglio mangiare pasta o roba simile. E noi vi salutiamo. Ci salutiamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Continuo sullo sfondo.